Buonasera, spero che il gruppo vi stia piacendo, spero che troviate i video dei miei colleghi interessanti. Noi ce la stiamo mettendo tutta per farvi compagnia e mi raccomando, interagite, per cui se avete domande, richieste, volete che parliamo di qualcosa nello specifico, fatecelo sapere perché lo faremo molto volentieri. Io qua questa sera faccio una diretta, cominciamo parlando di quello che può essere... Ciao Franci, buonasera. Di quello che può essere utile in questo periodo, quindi come mantenere le nostre difese immunitarie alte e sfatiamo anche qualche mito, demoliamo qualche fake news, perché purtroppo con questo periodo ne stiamo veramente sentendo di tutti i tipi e quindi vorrei anche fare un pochino di chiarezza su quello che effettivamente può essere utile e quello che invece non lo è. Ciao Sara. Allora, innanzitutto il virus contro cui abbiamo a che fare in questo periodo, quindi il Covid-19, è un virus sconosciuto, quindi diffidate da tutti quelli che vi dicono di avere il rimedio adatto a questo virus, perché in effetti non c'è. Se ci fosse non ci sarebbe una pandemia. Quello che possiamo fare però è sicuramente mantenere comunque il nostro sistema immunitario attivo, ben funzionante, in modo da far fronte nel miglior modo possibile, insomma, all'attacco di virus e batteri a cui possiamo andare incontro e quindi sicuramente anche a questo virus, anche se non lo conosciamo, un sistema immunitario pronto ci aiuterà sicuramente a far fronte all'emergenza in modo migliore. Partirei però facendo un discorso un po' generico, perché comunque questo è un argomento che io tratto tutti gli autunni e tutti gli inverni, perché vale sempre, non è che vale solo adesso, anzi la prevenzione è una cosa che andrebbe fatta tutti gli anni. Quindi partiamo dal fatto che, dal capire perché ci si ammala, soprattutto nel periodo invernale. Di solito si comincia a parlare e ad avere a che fare con i malanni di stagione con l'inizio dell'anno scolastico, quindi verso settembre-ottobre soprattutto. Questo perché? Perché l'arrivo del freddo fa sì che le nostre arteriole, quindi le arterie più piccoline, più sottili che vanno nella periferia del nostro corpo, quindi nelle mani, nei piedi, ma anche nel cervello, anche negli organi più profondi, si contraggano e contraendosi irrorano di sangue meno questi tessuti e quindi portano anche meno cellule immunitarie a questi tessuti e il nostro sistema immunitario quindi si indebolisce. Gli sbalzi di temperatura, anche quindi il fatto che fuori sia freddo e negli ambienti ci sia caldo, o anche d'estate il contrario, ci si ammala anche d'estate proprio perché fuori fa molto caldo e negli ambienti c'è freddo, ciao Sara, infiammano il nostro apparato respiratorio, quindi soprattutto a livello della laringe, della trachea, quindi le vie aeree, queste qua, si ha un'infiammazione che rende quindi più soggetti all'evolversi poi di infezioni, magari anche verso i bronchi. L'inquinamento, lo smog sono sicuramente dei fattori di stress per il nostro apparato respiratorio e quindi lo indeboliscono. E anche una dieta ferrea, il dover andare sempre di corsa e non prestare molta attenzione ai nostri stress, la vita comunque stressante, fanno sì che anche la nostra alimentazione sia un po' insufficiente, sia carente di molte vitamine e minerali che in realtà sono fondamentali per il giusto funzionamento di tutto il nostro corpo e quindi anche del sistema immunitario, e per cui andiamo proprio in carenza e quindi non funzioneremo a dovere. I virus parainfluenzali stessi, quindi quelli a cui andiamo incontro nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, perché i virus influenzali veri e propri vengono a gennaio e febbraio, sono contenta, Sara, che i prodotti stiano dando i loro frutti. Dicevo, i virus parainfluenzali che arrivano a ottobre, novembre e dicembre predispongono il nostro apparato respiratorio ad andare incontro a delle complicanze, quindi a delle infezioni batteriche, come per esempio potrebbe essere una bronchite batterica. Quindi quando ci vacciniamo, in realtà all'inizio appunto dell'anno scolastico, ci vacciniamo contro questi virus parainfluenzali, contro, scusate, i virus influenzali, quindi quelli di gennaio-febbraio, ma non abbiamo vaccini per le parainfluenze e quindi succede che appunto andiamo incontro
alle malattie dell'apparato respiratorio soprattutto, ma poi ci sono anche ovviamente i virus gastrointestinali, infezioni batteriche e quant'altro. Anche gli anziani, per esempio, nella maggior parte dei casi non rispondono al 100% ai vaccini e quindi comunque possono andare incontro a queste infezioni virali durante il periodo dell'influenza che è appunto gennaio-febbraio. Siamo anche diversi, quindi sicuramente le varie fasi della vita nelle varie fasi della nostra vita avremo un sistema immunitario più o meno attivo. Da bambini, da adulti, da anziani le cose cambiano, ma anche nella nostra stessa vita le cose cambiano. Le donne, soprattutto durante la gravidanza, durante l'allattamento, hanno delle esigenze particolari, ma anche all'interno dello stesso mese, legate al cambio ormonale che regola il nostro ciclo, ci farà alzare o abbassare le difese immunitarie durante il mese stesso. Questa cosa ovviamente agli uomini invece non succede. E poi ci sono le stagioni particolari, quindi per i fattori che abbiamo visto prima, l'inverno ci predispone ad avere delle difese immunitarie comunque un po' più basse, per cui non siamo tutti uguali, non andrà bene un'unica cosa per tutti e non esisterà un unico rimedio naturale che andrà bene per tutti i virus, batteri, comunque le patologie a cui possiamo andare incontro. La medicina naturale non dovrebbe neanche essere chiamata così in realtà, perché le erbe officinali per legge coadiuvano il nostro stato di salute, però effettivamente le piante hanno dimostrato con dei numerosi studi scientifici comprovati che hanno delle vere e proprie proprietà medicamentose da cui derivano anche tanti medicinali. Quindi noi parliamo di mantenere lo stato di salute, ma lo facciamo utilizzando comunque delle piante che hanno delle proprietà curative. La prima pianta di cui vi voglio parlare stasera è una pianta che a me piace molto perché è molto duttile, si può utilizzare anche nei bambini, anche negli anziani, è molto sicura, non ha particolari controindicazioni a meno che uno non sia proprio allergico a quella pianta. E è l'astragalo, che è una pianta originaria del Medio Oriente e ha un'attività specificatamente sulle nostre difese immunitarie che lottano contro i virus. Quindi nel momento in cui ecco, abbiamo a che fare con dei virus come potrebbe essere anche questo, l'astragalo comunque è una pianta che va ad attivare le nostre difese immunitarie specifiche nei confronti dei virus. Non dico di questo virus perché non lo sappiamo, non ci sono ovviamente prove che dimostrino l'efficacia contro questo virus, ma è stato visto che in generale l'astragalo ha un'ottima attività antivirale. È di facile utilizzo, dicevo, e ci previene anche da eventuali complicanze batteriche che comunque potrebbero essere tranquillamente gestite, per esempio con un olio essenziale di origano che ha delle proprietà antibatteriche molto importanti. Gli oli essenziali, piccola parentesi, però magari ne parleremo in un altro video, non vanno mai utilizzati da soli, puri. Vanno sempre utilizzati sul consiglio dell'erborista e per esempio questo d'origano di cui vi parlavo comunque presente anche in perle proprio per agevolarne l'ingestione, perché sono una parte molto potente e anche molto irritante della pianta, quindi potrebbero causare danni se non utilizzati con le dovute accortezze. La seconda pianta di cui vi parlo, che è sicuramente quella che conoscerete anche un po' tutti quanti, è l'echinacea. L'echinacea ha un'ottima azione sia preventiva che nel momento, diciamo, acuto del disturbo. Infatti, ha insieme all'azione preventiva anche un'azione antivirale antibatterica, però deve essere usata un po' con più cautela, cioè deve essere utilizzata nei soggetti comunque giovani. Quindi dai 15 anni, ma nei bambini con un pochino più di cautela, con quantità piccole, soprattutto deve essere unita ad altre piante che la completano e ne attenuano magari la potenza, e fino a un'età di 60 anni. Dopo è sempre bene che sia accostata ad altre piante che la vadano a completare. Non deve essere utilizzata per periodi lunghi perché ha un'ottima azione immunomodulante, si dice, cioè va a stimolare un sistema immunitario un po'
basso, diciamo, poco reattivo, ma va anche a calmare un sistema immunitario invece troppo reattivo. Quindi, a seconda di come ci trova, ci regola. Però questo lo fa se viene assunta per cicli brevi, cioè per cicli di una ventina di giorni e poi viene fatta una pausa, altrimenti perde questa sua capacità, subentrano altre proprietà comunque interessanti, ma non in questo caso, nel caso dello stimolo del sistema immunitario. E quindi troverete nei prodotti a base di echinacea sempre comunque l'indicazione di fare dei cicli, di solito sono di 20 giorni con una 10 giorni di pausa, che è anche facile, diciamo, da ricordare. Oltre a questo, dicevo, è utile sia in prevenzione in quantità più basse, sia anche in fase acuta. È stato proprio dimostrato, ci sono proprio dei test che dimostrano che aiuta ad accorciare comunque la durata di, per esempio, del raffreddore. E magari in fase acuta, però, la dose va addirittura triplicata rispetto a quella che si utilizza in prevenzione. Una pianta con cui a me piace abbinare l'echinacea proprio per limitarne un po' la potenza e completarla è il cisto, che è una pianta nostra, una pianta mediterranea, e che ha un'ottima azione antivirale, sia preventiva anche lei, sia nel momento del disturbo in atto, perché il cisto ha la... Io vado come un treno, ragazzi. Se volete fare commenti, se volete fare domande, fatele, se non sono chiara, ditemelo. Però vado perché non vorrei far diventare la diretta lunghissima e inguardabile. Vi dicevo, il cisto ha la capacità di creare una pellicola sopra le nostre cellule. Se voi vi siete informati un po' su come funzionano i virus, probabilmente in questi giorni l'avrete anche fatto, o anche se non l'avete voluto fare, ve l'hanno fatto vedere. Il virus si replica sfruttando le cellule del nostro corpo, quindi si attacca alle nostre cellule, si insinua all'interno, utilizza il nostro materiale, genetico, no il nostro materiale interno delle nostre cellule per replicarsi, fa esplodere la cellula e va ad attaccare le cellule circostanti, così si propaga l'infezione nell'organismo. Il cisto crea una barriera sopra la cellula in modo che al virus resti più difficile entrare, penetrare nella cellula. Quindi questa diciamo che è la sua funzione preventiva. Nel momento in cui comunque il virus dovesse essere entrato nella cellula, questa barriera esterna che il cisto è riuscito a creare ne ostacola la fuoriuscita e quindi ne ostacola la propagazione dell'infezione alle cellule circostanti. Per questo che a me piace molto e la consiglio tanto anche in chi soffre di herpes, quindi chi ha comunque infezioni recidivanti, perché ho visto, io ne soffro per esempio, che c'è un effetto veramente ottimo, visibilissimo in brevissimo tempo. Altra pianta non strana che conoscete tutti quanti è il sambuco. Ci si fanno delle ottime frittelle di fiori fritti, però in erboristeria non si usa ovviamente fritto, ma si usano i fiori e le foglie, e i frutti, scusate, i fiori e i frutti. Anche lei ha un'azione comunque antivirale e soprattutto per quanto riguarda però le parainfluenze, quindi diciamo quei virus che arrivano a ottobre, novembre, dicembre. Ma è ottima anche per altri due motivi in caso di influenza, perché ha un'azione diaforetica, quindi ci fa sudare e lo stimolare la sudorazione ci permette di abbassare la temperatura del corpo, e anche antinfiammatoria. Per cui nel momento in cui abbiamo le influenze, quelle caratterizzate dai dolori muscolari, dai dolori, no? Del mal di testa, comunque che ci sentiamo tutti doloranti, e abbiamo anche la febbre, il sambuco, oltre a fare azione antivirale, ci permetterà di abbassare la febbre e di sentirci meglio a livello proprio di questi dolori diffusi. Ultima pianta, poi passiamo invece a due vitamine chiamate in causa in questi giorni a proposito del coronavirus. L'ultima pianta è comunissima, la rosa canina, quindi la conoscete indubbiamente tutti quanti. Forse non sapete però che quelli che noi abitualmente mangiamo, raccogliamo dalla pianta, quindi quelle che sembrano delle bacche rosse, in realtà non sono i frutti della rosa canina, sono dei falsi frutti, si chiamano cinorrodi. I frutti sono quelli all'interno che noi chiamiamo semi, quindi quando spezziamo il cinorrodo troviamo quei semi pelosetti,
Quelli sono i frutti effettivi della rosa canina. Perché è importante? Perché è ricchissima di vitamina C, ne ha veramente tanta, però il problema della vitamina C è che è termolabile e quindi durante l'essiccazione di questi cinorodi se ne perde da un 45 fino anche a un 90% di vitamina C, per cui l'ideale sarebbe proprio mangiarsi i cinorodi. Nei bambini quello che si può fare è sicuramente utilizzare il gemmo derivato, ossia l'estratto delle gemme, anch'esse ricche di vitamina C, e che quindi mantiene di più questa vitamina e la preserva di più ed è anche più adatto come tipologia d'utilizzo il gemmo derivato nei bimbi perché ha un'azione molto più delicata e profonda però contemporaneamente, quindi riesce a stimolare bene il sistema immunitario però in modo molto più delicato, quindi per i bambini gemmo derivato di rosa canina tutta la vita. A proposito quindi di vitamina C, vi dico due cose su questa vitamina che è stata una delle più pompate in questo periodo. Contro il Covid non sappiamo se effettivamente riesca a funzionare miratamente, però la vitamina C ha dimostrato da ormai tantissimi studi scientifici che effettivamente innalza le difese immunitarie e riesce ad accorciare la durata dei sintomi influenzali, del raffreddore, quindi effettivamente ci sono delle prove scientifiche che ne giustifichino l'utilizzo. Brava Giulia, la nutrizionista del nostro gruppo che conferma l'importanza della vitamina C. Ora Giulia, se dico stupidaggini, tu correggimi. Non viene sintetizzata dall'uomo, per cui abbiamo bisogno di integrarla con l'alimentazione. E non l'accumuliamo neanche e quindi dobbiamo integrarla costantemente tutti i giorni. Si trova negli agrumi, si trova nei kiwi, si trova anche nei peperoni, nei cavolfiori. Quindi diciamo che veniamo da un periodo in cui sicuramente fonti di vitamina C ne avevamo in abbondanza, ma perché la natura non lascia niente al caso e sa che in inverno ne abbiamo più bisogno. In quale periodo è quindi meglio farne i cicli? Di cosa, Valentina? Se me lo riscrivi, poi ti rispondo. Grazie, Giulia, della conferma. Quindi assorbiamo quella che ci serve, però non siamo in grado di accumularla. Perché andiamo in carenza di vitamina C? O perché ne abbiamo un aumentato fabbisogno? In gravidanza, in allattamento, ne possiamo avere un aumentato fabbisogno. Durante l'inverno abbiamo un aumentato fabbisogno, ma anche se abbiamo uno stile di vita stressante, se facciamo un'attività fisica intensa, oppure se beviamo tanti caffè, fumiamo, beviamo alcol, questi sono fattori che invece abbassano la quantità di vitamina C che noi abbiamo in corpo perché diciamo che la consumano, servono per tamponare i loro danni. Serve reintegrarla per questo e lo possiamo fare sicuramente con l'alimentazione, ma quando l'alimentazione non arriva perché il nostro stile di vita o le nostre condizioni non necessitano quindi di un apporto maggiore, la possiamo integrare. Anche perché la vitamina C non serve solo per le difese immunitarie, faccio questa piccola parentesi e poi vado all'ultima vitamina. Non serve solo per le difese immunitarie, ma fa parte di quello che è il nostro tessuto connettivo, cioè il tessuto che va a dare la struttura, diciamo, ai nostri dei no, della, del nostro corpo, delle nostre, tra le nostre cellule, tra i nostri tessuti. Quindi serve a produrre collagene, per esempio. Ah, scusate, la Valentina mi scrive: rosa canina, comunque piante che aiutino il sistema immunitario. Allora, l'echinacea la dovete fare a cicli, è fondamentale farla a cicli di 20 giorni al mese, però ecco, per almeno 3 mesi poi da vedere la stagione. Gli altri potete farli anche in modo continuativo senza interruzione, anche questo da valutare poi durante la stagione. La vitamina C la prendo per assimilare il ferro, è giustissimo, perché aiuta anche a assimilare il ferro, infatti. E va ad aiutare la composizione delle ossa, dei denti, delle cartilagini, dei vasi sanguigni e quindi ritorna il discorso appunto dell'importanza della circolazione per le infezioni.
e della pelle, quindi donne, se ci tenete alla vostra pelle, collagene e elastina dipendono anche dalla vitamina C. Ultima vitamina di cui vi parlo, anche questa tirata in ballo negli ultimi giorni, tra l'altro, per il discorso coronavirus, ma che è diventata, è risalita, insomma, alla nostra attenzione negli ultimi tempi, è la vitamina D, che di per sé non è in realtà una vitamina, è un ormone, non, però all'inizio si pensava fosse una vitamina e quello è il nome rimasto. E l'abbiamo sempre associata alla salute delle ossa e dei denti, perché effettivamente la vitamina D aiuta a fissare il calcio, quindi è fondamentale soprattutto nelle donne per prevenire il discorso osteoporosi. Di solito la produciamo noi stando al sole, quindi d'estate ne produciamo sicuramente di più. D'inverno generalmente ne produciamo meno, in questo periodo che non possiamo neanche uscire di casa sicuramente ne produrremo poca e quindi un'integrazione di vitamina D comunque può essere utile perché, brava Elena, lo so che tu ti sei presa al sole oggi, beata te, un pochino mi ci sono messa anch'io in terrazzo con le gambine al sole, provate, quel poco di sole che potete prendere cercate di prenderlo, soprattutto le donne, mi raccomando. Però il discorso della vitamina D sulle difese immunitarie effettivamente incide perché va a stimolare la vascolarizzazione, quindi la circolazione. E avevamo detto all'inizio che una delle ragioni per cui in inverno ci ammaliamo è che il freddo va a restringere, a costringere le nostre arteriole, quindi non permette alle cellule immunitarie di arrivare per bene a tutti i tessuti, ma le cellule immunitarie tendono a rimanere più all'interno e quindi la vitamina D, andando a stimolare la vascolarizzazione, aiuterà a portare le cellule del sistema immunitario dove c'è bisogno che funzionino. Questo è quello che diciamo io a ruota libera mi ero impegnata di dirvi oggi. Mi è arrivata una domanda che mi ha fatto Sonia in privato e ve la leggo e vi do anche una dritta sul discorso afte. Sonia mi ha scritto: come contrastare la fuoriuscita permanente delle afte nel cavo orale? Chiedendomi se faceva parte sempre del discorso sistema nervoso. E sì. C'entra, ci sono tanti fattori che influenzano la comparsa delle afte e neanche tutti si sa perché bene quale sia il motivo per cui effettivamente vengano fuori. Però uno dei fattori è sicuramente un sistema immunitario un po' debole. Le afte, penso che lo sappiate tutti, sono quelle piccole ulcerazioni che vengono in bocca e che fanno male. Possono venire perché magari ci siamo dati un morso, ma possono venire anche in seguito a delle patologie che abbiamo, come per esempio una malattia infiammatoria dell'intestino, se siamo immunodepressi, se abbiamo assunto dei farmaci che hanno questa con questo effetto collaterale. Ci può essere però anche una predisposizione genetica, dei sbalzi, degli squilibri ormonali. Quindi diciamo che le cause possono essere molteplici, però sicuramente l'infiammazione dell'intestino, o comunque un intestino che non sta bene, porta ad avere un sistema immunitario un po' più carente perché la flora batterica dell'intestino, quindi i batteri buoni che popolano il nostro intestino, sono anch'essi responsabili per vari motivi del nostro sistema immunitario e spesso e volentieri quando quella flora non sta bene abbiamo come ripercussioni le afte in bocca. Quindi sicuramente andare a curare la flora batterica intestinale reintegrandola con dei probiotici, quindi dei fermenti buoni che vadano a ripopolare la zona, a insegnare ai batteri che ci sono a rilavorare come dovrebbero e dei prebiotici, cioè delle sostanze di cui questi batteri si nutrono e quindi nutrendosi poi si moltiplicano e ripopolano per bene il nostro intestino. A livello locale, Sonia, puoi utilizzare per esempio l'estratto acquoso di propoli, non quello idroalcolico perché l'alcol brucierebbe, però l'estratto acquoso di propoli facendo delle toccature proprio dove ci sono le afte è molto valido, anche perché la propoli ha un'azione sia disinfettante perché è antibatterica, antivirale, antifungina,
e anche anestetizzante, quindi diciamo che da subito calma anche il dolore. Per cui sicuramente un estratto acquoso di propoli va bene, poi un colluttorio, sempre magari che contiene propoli, che può contenere ratania, piante, ecco, il tea tree oil, anche degli sciacqui comunque con l'acqua di malva, tutte cose che vanno a lenire e disinfettare nel contempo a livello locale vanno più che bene. Io vi ringrazio per l'attenzione, non mi sembra ci fossero altre domande, mi sembra di aver risposto a tutti mentre mi stavate scrivendo, dopo che mi avevate scritto, sì. Comunque, se avete altre domande, scrivetemele tranquillamente sotto al video. E domani vi anticipo che parleremo di menopausa, perché Giulia affronterà l'alimentazione in menopausa e mi ha chiesto di integrare il discorso con le piante utili in questo periodo. Poi ho in mente altre cosine per giovedì, venerdì e sabato. Sabato vorrei farvi un giochino, però venerdì e giovedì ho in mente qualcosina, ma se voi avete richieste particolari, avete desideri particolari, ditemelo perché mi preparo, studio e poi facciamo la diretta. Buona serata a tutti e grazie per l'attenzione. Ciao!